Siamo a Villa Matarrese, siamo con Dina Stella, l'assessore alla cultura di Monte di Procida. Allora, anche quest'anno Monte di Procida riparte dalla cultura. Con le belle giornate e iniziano le manifestazioni, anche quest'anno sono molto contenta e soprattutto mi fa piacere iniziare da Mitica qui a Villa Matarrese. E questa è un'iniziativa che quest'anno tra l'altro si focalizza sul tema di Procida, Capitale della Cultura 2022. Noi siamo fortemente legati a Procida, quindi vediamo già come l'iniziativa di questa sera ha voluto omaggiare la capitale della cultura. Colgo l'occasione per ringraziare tutte le associazioni che hanno partecipato anche quest'anno, numerose, con dei progetti che diventano sempre più belli, ben strutturati, e quindi l'augurio e l'auspicio è che possano continuare così, perché è un bene per il territorio, per i cittadini. Quindi ringraziamo le associazioni culturali di Monte di Procida per il loro impegno e per la visione che stanno mettendo nelle loro iniziative. Allora, presentaci chi hai al tuo presento fianco. Peppe Fontanella, che è direttore artistico dell'iniziativa di stasera, e Filippo Ferraro, nostro concittadino attivo che crede tantissimo nel territorio e nelle sue bellezze e nella divulgazione. Quindi ringrazio anche te, Paco, che in questo ovviamente ci segui sempre. Allora, sentiamo, passo la parola a loro. Sentiamo dove, appunto, Peppe. Grazie, innanzitutto ringrazio Dina, il sindaco e tutta l'amministrazione comunale che ogni anno ci mette a disposizione questo spazio bellissimo e ci dà economicamente la possibilità di produrre, lavorare a un progetto complesso, perché diciamo i territori hanno bisogno che i progetti ricadano sul territorio. Infatti noi chiamiamo musicisti e artisti che per 2 settimane girano, annusano il territorio, guardano le bellezze, sentono parlare i ciceroni locali e devono produrre un'opera unica, diciamo, e specifica per il territorio. E poi c'è la serata finale in cui suonano. Quindi grazie ancora, ed è sempre molto bello, una grande esperienza. Filippo? Beh, io volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno supportato, le altre associazioni che ci hanno supportato in questa serata. La prima in assoluto è Vela Lantina, ringrazio il mitico Antonio Pugliese che ha messo a disposizione le imbarcazioni, Ciro Moriello che ci ha aiutati anche lui con la sua imbarcazione durante il percorso procidano, che è stato molto faticoso ma anche molto divertente, devo dire. E ringrazio Emidio Coppola per i suoi suggerimenti, Teresa Arionte che anch'essa ci ha aiutato in questa manifestazione, e i saluti da Montese ho fatto. E ringrazio Peppe Fontanella che ha creduto, che crede in questo territorio e nelle opportunità che offre il nostro paesaggio, la nostra cultura. Grazie a Peppe, grazie a Dina. E un altro saluto alla dottoressa Bibiana che la tartassiamo continuamente di telefonate. Esatto. Dolci già battuti da altri, ma se guardi verso l'oltre, rinnovi la fonte, scopri i colori di un nuovo orizzonte. Oltre la ragione, oltre l'intuizione, oltre il pregiudizio, oltre questa informazione, oltre i margini.